Aree interne e montane, contenere il caro energia per famiglie, imprese ed enti locali, lo chiede una proposta di risoluzione presentata dalla commissione guidata da Marco Nicolai, PD. L'atto è stato approvato a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione di Fratelli d'Italia. Enogastronomia, Osterie d'Italia 2023, la Toscana protagonista del sussidiario di Slow Food, presentato nei giorni scorsi il manuale del mangiar bene all'italiana. Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione Aree Interne che chiede misure di contenimento del caro energia per famiglie, imprese ed enti locali, con particolare riferimento alle aree interne e montane. L'atto è passato a maggioranza con 25 voti favorevoli, con il voto contrario di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle e l'astensione di Fratelli d'Italia. Il presidente della Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, Marco Nicolai del PD, ha illustrato i contenuti della lunga proposta all'Aula. L'arrivo delle temperature invernali chiaramente pone una difficoltà nella difficoltà in questo momento di crisi energetica, quello dei territori montani, dove chiaramente le spese per i consumi energetici saranno molto più elevate per gli enti locali, per le famiglie e per le imprese. E quindi rispetto a questo noi chiediamo innanzitutto al Governo di intervenire rispetto ad esempio ai costi dell'energia dei comuni differenziando in base alle fasce altimetriche. Allo stesso tempo un'altra questione che ci è stata posta è che la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche è sacrosanta, però è stata applicata anche a 1.200 comuni italiani per quanto riguarda gli impianti per energia rinnovabile. Ma i comuni non sono aziende private, ma sono enti pubblici e utilizzano questa energia anche per sostenere le proprie attività. Più in generale, la nostra mozione chiede al Governo un impegno straordinario per quanto riguarda più in generale il tema del sostegno al comparto montano e neve di fronte ai costi energetici che saranno supplementari nella prossima fase. È una questione questa rilevante, noi abbiamo comuni in Toscana che stanno pensando o hanno già attuato la riduzione dell'illuminazione pubblica, di fronte a tutto questo è impensabile che le regioni abbiano in Italia la possibilità di sostenere efficacemente tutti i comuni rispetto a queste problematiche e se questo vale da tutte parti, né in montagna vale ancora di più. Sì, è una mobilitazione che in realtà nasce anche dall'Associazione degli Enti Locali, ANCI e UNCEM. Ad esempio noi chiediamo sulla pellet e legna d'ardere che è aumentata addirittura del 3 volte i prezzi di mercato di portare l'IVA al 4%, perché è un problema che si sta ovviamente diffondendo in tutto il territorio nazionale. Chiaramente la Toscana per sua natura, in virtù anche del proprio territorio, ha una rilevanza molto significativa di tutti questi temi. Diego Petrucci, Fratelli d'Italia, ha criticato il fatto che la proposta, a fronte di 2 pagine piene di indicazioni di cose da fare, presenti un'impegnativa per la giunta regionale di soltanto 2 righe, mentre per il resto si rivolge al governo nazionale. Sentiamo. Noi chiediamo intanto alla Regione di avere attenzione anche nei confronti delle aree più marginali di questa meravigliosa terra, che sono le montagne, le isole, le aree rurali, dove vivono sì magari meno persone, ma hanno bisogno della stessa attenzione. Noi siamo contrari a regioni di serie A e territori di serie B. Anche chi non nasce in centro a Firenze o a Pisa è giusto che abbia gli stessi servizi. È giusto che ci sia un'attenzione particolare in questo
questo momento per le stazioni invernali, penso all'Abetone e all'Amiata in particolar modo, perché le imprese che gestiscono quelle stazioni, che sono delle infrastrutture, le imprese degli impianti di risalita, sono imprese energivore. Pensiamo semplicemente all'attività della neve artificiale. Per produrre neve artificiale si utilizzano i cosiddetti cannoni da neve, che trasformano l'acqua in neve artificiale e che fanno questo tipo di esercizio attraverso l'energia elettrica, con delle spese enormi. E il grido di allarme che arriva in particolar modo dall'Amiata, ma non soltanto, è un grido dove addirittura le imprese che gestiscono gli impianti di risalita dicono che staranno aperte per minori ore il giorno e non tutti i giorni della settimana. Chiaramente questo avrà delle ricadute negative anche su tutto l'indotto, che sono gli alberghi, i ristoranti, i noleggi di sci, i maestri di sci, eccetera, eccetera. Quindi c'è bisogno di un intervento, di un'attenzione importante da parte della Regione Toscana, stanziando anche un contributo straordinario per poter produrre neve artificiale. Da questo punto di vista noi abbiamo presentato una mozione come Fratelli d'Italia perché ci sia questo tipo di attenzione, perché si assicuri, dopo due inverni quasi drammatici, un inverno che non sia altrettanto drammatico alla montagna toscana, ad Abetone, ad Amiata e a tutte le altre stazioni sciistiche. Il sussidiario di Slow Food Osterie d'Italia 2023 premia la Toscana come protagonista tra le mete più interessanti dell'enogastronomia d'Italia. In questo manuale alla scoperta del buon cibo e del buon bere d'Italia ci sta tutta l'idea della nostra Toscana, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Io sono contento, davvero felice di poter ospitare questa presentazione qui a Firenze, in Consiglio regionale. Ci sta un po' tutta l'idea di Toscana, la Toscana del mangiar sano, la Toscana della cura dell'ambiente, dei prodotti enogastronomici locali. Ci sta il sudore e la fatica di tante donne e di tanti uomini che portano in alto il nome della nostra regione. È bello sapere che oggi qui ci sono anche 5 delle 6 nuove chiocciole della Osterie Slow Food 2023. È un connubio forte, è un connubio che tiene insieme il buon cibo, l'arte, la cultura e soprattutto la persona, perché ogni volta che si va in un'osteria toscana ci si sente come a casa. Orgoglio per il primato conquistato dalla Toscana è stato espresso dal portavoce dell'opposizione Marco Landi. Slow Food è un'eccellenza del mondo enogastronomico che con lungimiranza guarda e attesta il valore delle nostre esperienze locali. La guida Osterie Slow Food d'Italia arriva alla sua 33esima edizione. La Toscana è la più rappresentata all'interno della guida, sia per le chiocciole che sono state attribuite alle osterie toscane, sia per le osterie che sono poi inserite nella guida. Quindi è un motivo di grande orgoglio essere qui a presentare oggi questa guida, perché chiaramente Slow Food è un'eccellenza nel mondo enogastronomico e rappresenta anche una lungimiranza, perché quello che oggi è il valore territoriale delle aziende e dei prodotti locali, Slow Food lo rappresenta appieno, e quindi siamo veramente orgogliosi di poter presentare oggi la guida qui in Consiglio regionale della Toscana. Sentiamo adesso i coordinatori regionali della Guida Osterie d'Italia, Gianmarco Mazzanti e Francesco Ranzani. Si parla di osterie che del concetto che ha Slow Food di osteria, quindi non intendiamo l'osteria con la tovaglia bianca e rossa, con il fiasco ancora impagliato, ma è un'osteria moderna, un'osteria dove l'accoglienza è al primo posto, poi il buon cibo che deve essere buono, pulito e giusto. Ed è a livello nazionale e c'è molta Toscana, è la regione più rappresentata in Italia, e quindi abbiamo un numero di circa 140 osterie e una trentina di queste osterie sono chiocciolate. La chiocciola per noi è il simbolo di prestigio dell'associazione, cioè sono quelle osterie che hanno insieme tutti i loro requisiti che noi come Slow Food cerchiamo. E oggi fra l'altro abbiamo le 6 nuove chiocciole della guida di quest'anno. Parte dal buono, e deve essere logicamente buono, deve essere pulito, quindi senza anticrittogramici, senza OGM, senza pesticidi, e soprattutto deve essere giusto, cioè deve essere
pagato il giusto rispetto al produttore che comunque dura fatica per realizzare quel prodotto lì. La guida osteria è una guida in continua evoluzione. Quest'anno abbiamo prima di tutto rimpinguato il nostro gruppo di collaboratori, siamo 22 collaboratori. Per quanto riguarda invece le osterie, appunto, abbiamo introdotto anche dei nuovi premi. C'è un premio al bere bene che consiste in tutte quelle osterie che si impegnano non solo nell'avere una buona carta dei vini, ma anche nell'offrire della birra artigianale, dei distillati, tutte quelle, diciamo, bevande selezionate con cura. Abbiamo in Toscana, come diceva Gianmarco, il maggior numero di chiocciole di tutta Italia e quest'anno, presenti oggi alla presentazione ufficiale, 6 nuove chiocciole che hanno appunto rimpinguato il numero delle chiocciole toscane, che sono 27.